siamo cacati sotto. Schiaccialo. È un po' interdetto. Togliamo, se no tu ci levi la vita, è vero? Mai far vedere a un border collie una cosa molesta, perché potrebbe capire come funziona. Ma bentornati! Ma come va? Ma come va? Ma guardate, guardate che abbiamo una pecora qui. Guarda che, ma dove ti hanno messo a te? Ma, sul tavolo! Ah, come striscia la notizia! Poteva succedere di tutto. Guarda lì, chi c'è? Eh sì, lo so, è tutto un lavoro. C'è un mouse qua. Ti piace il mouse? Porchetto, ti piace il... Patato, eh sì, è lui. Lui è Kobe. Un bel primo piano, Kobe. Fai una bella cacata qui, che dai. È successo? Che è successo? Vuoi non scorreggiare, Il cazzo. Il cazzo vuoi questo qua, Il cazzo, a posto. Questo è il cazzo. Ha capito subito l'oggetto. Fallico, gli piace l'oggetto fallico. Poi ogni tanto ti veniamo a riprendere, però tutta, perché a me mi viene un po' d'ansia, come ti metti? Mi sa che gli piace proprio, sai. Sa che lo recupererei se cadesse, quindi non se ne frega, guardate come sta, cioè... Oddio. È caduto il cazzo, aspetta. Oh no. Mantieni la bestia che sennò... Oh no, dove è andato? Cazzo! A posto. Ma perché è molliccio, quindi... Fai vedere che te lo mozzichi, fai vedere che te lo mozzichi. Guarda che bella ripresa che ti stanno facendo, Kobe. Una bella ripresa col cazza in bocca. Questa, mo che cresci, la usiamo contro di te. Col cazza in bocca, è vero. Madonna, vieni a giocare con le salsicce. Ecco qua. Salsiccia pazza, salsiccia pazza. Bentornati cari ragazzi, oggi è una grande giornata, perché a parte che c'è l'ospite molto carino e coccoloso, interrazziale, è un interrazzcane, ma tutto sudando. Ma non solo, abbiamo appena scaricato Priest Simulator. Simulatore di prete, quindi sono molto curioso di vedere... Spendi i tuoi chierichetto points per guadagnare fede. È meraviglioso, stanno facendo tutti quanti i complimenti a Kobe. Perché Kobe, perché quando Tofo stava male e prendeva il cortisone, era ingrassato tantissimo, noi lo chiamavamo Mucchina. Quindi per ricordare, comunque, glielo dobbiamo far mangiare un po' di carne di Kobe a Kobe. Sì, così diventa proprio... Così non mangia più niente. Già quell'altro... È grasso. Già Toff andava forte col parmagalloni, se questo lo abituiamo. Il prete bestemmia. No. Non lo sappiamo. L'ho appena comprato perché è uscito oggi. Quindi adesso ce lo vediamo insieme. Per la prima volta in anteprima. C'è una coda. C'è una... Che fai? Senti che rumore che fa il cavalletto. Che sta facendo? Kobe. Sgambetta. Allora, io voglio dire che sono 3 ore che non caga e non piscia, quindi... Quindi potrebbe cagarci in live, mi stai dicendo, bene. Sì, statisticamente parlando ci sono molte probabilità. I cavi sono molto belli. I cavi sono telati, sono belli. Sono... Va a dare fastidio a Rocco. Fortunatamente è molto piccolo, quindi si muove tra i pertugi. Per adesso. Poi diventa un vitello, ma fortunatamente quando diventano grandi si calmano anche un po'. Anche se devo dire che oggi lui è molto buono. Tranne se caga è un problema, perché... Ragazzi, il cucciolo ha un pelo che poi perde e lui gli stanno già spuntando i peli da grande. Quindi fondamentalmente adesso è tipo, c'ha la lana del cucciolo più qualche pelo che gli spara. Sì, quindi sono strani i cuccioli. Non ha già incontrato Fry, ci vuole un po', perché comunque lui è piccolo e Fry se lo inculerebbe. Quindi... Ma se lo inculerebbe pure da grande, sostanzialmente. Quindi... Sì, lui non si fa problemi. Però almeno li mettiamo alla stessa altezza, così insomma, se poi se Kobe come Toffo soccomberà esattamente come... Se invece poco viene dominante, credo che Fry avrà
Vabbè, si diversi, muccicano. Un brutto quarto d'ora perché poi viene alto, quindi si può inculare lo stinco, Massimo. È vero, Kobe. Come va, cari ragazzi? Come va? In caso la forte somiglianza con Mr. Pickles. È la stessa razza demoniaca di Mr. Oh, si è sistemato. Sei molto bravo, Kobe. Mi piaci molto quando stai tranquillo, c'hai la faccia da orso, bravo. Che mi dite, cari genti, che si dice? Ah, si è stancato, vedi? Oggi è una puntata, il cagnolino attira sempre molto, perché il cagnolino sì, è nuovo. Allora, riprenderò probabilmente a pitturare miniature, ma lo dovrò fare una volta che avrò il mio nuovo studio, perché nello studio attuale io dovrei preparare il tavolo per dipingere, ci vuole un'ora. E poi se mi serve il tavolo devo togliere, cioè io dovrei adibire uno spazio a fare quello e c'ho tutto sempre lì. Quindi purtroppo al momento per come sono messo a casa non lo posso fare, però tra un po' dovrebbe arrivare il nuovo studio. Ma sì, nuovo studio, nuovo tutto. Redes, il nuovo segno di CD Projekt. Questo fine settimana uscirà un video dedicato a Cyberpunk su QDSS, quindi pronti. E diremo ciao ai Vinsky tutti insieme. Un saltino a Lucca Comics quest'anno, lo vogliamo dire? Saremo lì venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina. Quindi due giornate piene di Lucca Comics, saremo lì con il nostro incipit, ma non solo. Non solo, perché stiamo organizzando degli incontri. Se ci riesce il colpaccio, vi facciamo sapere ovviamente, rimanete sintonizzati sul gruppo Telegram di Guido sul server, oppure su Instagram, perché vi facciamo sapere come si evolverà la situazione. Stiamo cercando un posto, un teatrino dove stare dentro, dove fare qualcosa insieme, che è da... 3 anni e mezzo non facciamo. Sì, ovviamente non portiamo live, chi cazzo si ricorda niente, però cercheremo di fare una cosa abbastanza interattiva, cercheremo di giocare insieme a voi. Siccome questa cosa del teatro è fresca, ce l'hanno detta oggi pomeriggio, poco prima che iniziasse la live, non abbiamo ancora teorizzato un format interessante da portare, però tranquilli che non sarà una cosa... noiosa, tipo che noi saliamo sul palco e vi diciamo adesso ragazzi tutti insieme pisciate a terra. Io vorrei giocare a Fortnite. Io vorrei giocare a FIFA. Quindi da una parte si giocherà a Fortnite, da una parte si giocherà a FIFA. Dall'altra parte invece si giocherà a mozzicare tutto quello che esiste. Per i feticisti dei piedini. Vogliamo incontrare Fumito. Che perché ci sarà Fumito Ueda? Cazzo, se c'è un Fumito Ueda però... Io vado da lui e gli dico, Fumito Ueda, sei il mio mito, perché fai le cose con calma, noi corriamo sempre. Quindi, se sarete presenti a Lucca, noi ci saremo. Ci saremo, poi vi facciamo sapere bene. Insomma, è una cosa last minute, però, insomma, ci saranno anche delle live. Delle tornate cose. A Palermo. Siamo mai stati a Palermo? Siamo stati a Palermo. Siamo stati a Catania. Catania? Sì. O Palermo, uguale. Cioè, comunque in Sicilia siamo stati. Dove siamo stati noi, mi sa, si diceva Arancini. Sì? Mi sa. Non devi dire, devi essere come bestemmiare, quindi rimangiati quello che hai detto. Io sono stato due volte in Sicilia. Sennò inizia la guerra. Inizia la guerra. A me Palermo mi manca, non ci sono mai stato. Io ci sono stato a Palermo e non ci voglio tornare per il semplice fatto che sono sicuro che qualcuno mi potrebbe mettere sotto. Con la macchina? Con la macchina. Quindi tanta roba, ma io proverei direttamente questo Priest Simulator. Volete Priest Simulator? Cioè un gioco che si chiama Priest Simulator. Io direi che non possiamo leggervi, ma io mi metto qui. Sì, dal telefono. È vero, Kobe, che adesso ci mettiamo dal telefono. Cos'è quella posizione da puttanone romano? È una matrona, guardate. È proprio un puttanone dell'antica Roma sul suo tavolo di marmo. Che pilucca uva. Guardatelo. Ehi, scrofa. Scrofone. Sì, ma allora sei uno scrofo. Madonna, ti faccio un lavoro nelle cicce così qua dietro. Ok. E c'ho pure la parte dove lo metto. Lo metto qui, così leggiamo un po' di commenti. Oh, Arancin con l'asterisco. Arancin, sì, mi sembra la cosa più diplomatica da dire, in effetti. Allora, ma come giochiamo con... Priest Simulator, ma è proprio un simulatore. È bellissimo.
Textland. Portate Astronir, ma l'abbiamo già portato. Il cane è maschio, ragazzi. Kobe è un maschietto, ve ne accorgete dal pene. Ok, è solo in inglese. È solo in inglese. Credits. Ci hanno già. Ci hanno lavorato in tanti. Graphics 1200, no. Giochiamo a 1920. 1920 per 1000 cazzi in culo. Come? Niente. Ok. Direi che ci siamo. Nicola non ha perso soldi con CD Projekt. Nicola li ha, no, Nicola li ha solo investiti. Ne riparliamo fra qualche anno quando tutti tornerete sui vostri passi e direte: non ci avevamo capito niente. Cyberpunk è un ottimo gioco. Siamo stati avventati nel giudicarlo. Allora Nicola avrà quello che si merita, cioè di tornare sì e no in pari. Per tornare in pari ci metterò un sacco. Guarda, c'è un... Ma è proprio una merda. Non si muove, stacca e riattacca l'HDMI. Ah, non possono vedere. Ma perché è in... Aspetta che sto riattaccando. Sono un vampiro immortale. Ma era un prete. No, ma è bellissima la cutscene. Questa la dovete vedere, raga. Aspetta, aspetta. Ma è russo, che è? Polacco? No, mi dispiace perché è molto bella questa... Ma che cazzo? Ma c'è un procione. Aspetta, aspetta, io non mi sto concentrando. Ragazzi, è follia pura. Pamela, che cazzo dici? Vamela. Ah, Vamela. Madonna, sei brutta, Vamela. Vabbè, raga, mi state a perdere. No, raga, c'è Vamela che ha gli occhi uniti. Tranquilli. Non va? Sto vedendo altro. Si stanno... porcetto. Perché non va? Ma sono già in game. Oh, per l'amore di Gesù, bambino. Ma è Heretic. Ma è fighissimo. Ok, ma ragazzi. È fighissimo, insomma. Non si vede un cazzo, vero? Siamo sicuri che non sia quello buggato questo? Lo sto staccando e riattaccando. Però rimane bloccato. No, vabbè. Tutto bloccato, è tutto bloccato. Si è bloccato tutto. Ci ha mandato a puttane tutto quanto. Com'è possibile? Si è bloccato tu. Vi ci sentite? Ci sentite, ragazzi? Ma è nero, com'è? Non no, si dice, afroamericano, sì. No, non è nero, Rocco. Ma pure se fosse, non vedo qual è il problema. Fermi, che ci ha mandato a put... Kobe, come sei finito là? Stava mordendo questo. Non lo possono vedere. Ma ragazzi, sappiate che stava mordendo un... Aspetta, aspetta. No, non posso vedere questa cosa. Ok, siamo ripartiti, ci risiamo, ci risiamo. No, no, non la puoi riprendere sta cosa. Non la puoi riprendere. Non la possiamo riprendere. Vabbè, un pezzo di legno, lui che ne sa. Tutto suo padre. Ragazzi, stanno succedendo cose, non possiamo mostrarvi la blasfemia di questi aspetta, gesti. Aspetta, lascia nostro signore, lascia! Lascia il figlio dell'uomo. Stava mangiando qui. Tu sei Mr. Pickles, sei. Sei Mr. Pickles. Mettiamo via... Kobe, tu non lo sai come funziona in Italia.
Vedi questo? È potentissimo. Se ce l'hai, ma ce l'hai, proprio ce l'hai, è tuo, non paghi le tasse. Vieni qua. Che cosa sta succedendo? Che c'è? Questa è la borraccia di zio Re. A noi ci piace bere nella borraccia di zio Re. Però come? Allora, abbiamo mandato completamente a caciotte il sistema. Bla. È tutto molto bello. Mozzica il braccio, mo. Dai un morso fortissimo. No, qua, niente. Qua, dai un mozzico. Ciao, vieni, che mi guardi? Che mi guardi? Ci ha completamente mandato. Priest Simulator ci ha rotto il computer. È un virus, non è un software. Ci ha rotto il computer. Non so cosa fare. Ci riprovo a staccare e attaccare, ma ragazzi, mi sa che ci ha mandato proprio completamente a fiotti. Sto provando di tutto. Ma perché avete il crocifisso? Certe cose è meglio. Infatti era sotto un tavolino, non sapevo nemmeno ci fosse. L'ha trovato Cobb col naso, ha sentito l'incenso. Lo sta facendo suonare. Sta facendo suonare. Non so se... Ah, attenzione. Non ci sto a capire più niente. Dai, prendilo Cobb, attacca. Basta che non gli ripassi il crocifisso. No, tranquillo. Altrimenti blasfemia, portami via. E niente ragazzi, aspetta, forse è ripartito sto giro, forse ci siamo. Io volevo provare un gioco nuovo, una cosa divertente. No. I cavi sono belli, e non vanno mangiati. Sai che ti dico? Questo è quel momento in cui un genitore coscienzioso prende la sua prole e la porta al nido. Stava mangiucchiando il cavo dell'HDMI, quindi... Lo mettiamo un po' qua, Sto cercando di capire che caspita è successo con Priest Simulator. Io mo lo riapro il gioco, mo ci provo. Priest Simulator adesso mi sta facendo gli aggiornamenti. Ok, l'ho mollato a mia moglie un attimo. Ok, ci siamo. Allora. No. Ci manda puttane completamente. Ma com'è possibile? È un virus questo Ma gioco. I simulatori di chiesa non vanno d'accordo. Cioè, raga, però abbiamo aperto Priest Simulator e ci ha crashato tutta la live. Sai che può essere il problema? Esoterismo facile sul computer potrebbe essere un. Esoterismo facile. E contemporaneamente il mio cane ha morso un crocifisso. Io non so. Stiamo eseguendo un rito satanico e non lo sappiamo. Non so perché. Mi simulator mentre hai un esoterismo facile sul Nicola ha portato. Si è bloccato di nuovo tutto. Stacca HDMI 1. Cioè, Priest Simulator ci manda completamente a fiotto. Ma la smetti con queste cazzo? Philips. Ci siete? Cioè... Raga, non è una live di quei due sul server se non ci sono i problemi tecnici. Lo sapete, ormai è... No, oggi sono problemi esoterici. Ok. È andato? Ok, allora non glielo devo mai far vedere in full screen a sto gioco. Sì. Ma è a 2K questo schermo, da quando è che è 2K? Ok. È andato? Pare di sì. L'ha preso. Vai Rocco. Forse la risoluzione non era compatibile. Ma con la mamma però. Sì, però pare che stia andando. Vai, ci siamo, ragazzi, è ripartito dopo averci mandato quasi a puttane la live.
Asmodev, perché Asmodeo è un demone. Asmodio è un deo. Un deo, sentami. È un deo. Ragazzi, Kobe è di Barletta. Ho preso Barletta. So che il border collie è scozzese, ma io ho preso la versione pugliese. Che sa più di taralli, i piedi sanno più di tarallo. Invece l'altro era marchigiano, l'ho preso in campagna da un marchigiano che ce l'aveva in una prateria e gli dava da mangiare la pasta alla puttanesca. Pesava 5,2 kg quando l'ho preso, una vacca. Attenzione, lagga. Ma perché lagga? Mo va male. Ma perché hai usato una risoluzione troppo alta. Non capisco niente. No, non lo posso chiudere e riaprire. Sai che succede se chiudo e riapro qua? Leave the church. Leave the church. Mi va a scatti il mouse. Ok. Cioè, ragazzi, è pesantissimo. Texture quality. Metti tutto medio. Fai finta che stai giocando. No, ma è ingiocabile così. Comunque... Priest Simulator, tutto quello che vuoi, sembra un gioco goliardico, ma è ottimizzato molto bene. Non c'era manco anti-aliasing, motion blur, no. Bloom, non ce ne frega niente, FOV, va bene. Ci riproviamo, eh. Guardate la cutscene iniziale, perché è pazzesco. Eh no, perché ormai è andato. Ormai è andato, ok. Persa. È andato, però a 7.20. 7.20 non sarebbe in finestra e ci manderebbe come prima tutto a ramengo. Oddio. Ok. Non gira benissimo. No, gira bene. Ah, va, cioè, sì. Bebok, ma Bebok è questo? Ma... Allora, c'ha l'Always Run. Sì, non si vede un cazzo. Non si vede niente. Ma come lo faccio a segare quello? Ah, così, gli devo sparare i pugni sparano? Io sparo dalle mani. Come tutti i preti. Oh, ma che è? Ma è la cosa più confusionaria. Non si capisce niente. Ecco, questo è quello che vedo io durante una partita di League of Legends, solo in prima persona. Bebok si chiama quello. Quello mi ricorda la prima comunione. È una la prima unione. Sì, è proprio un simulatore di vita. Ma non ho capito che cos'è questo. È un raggio, vedi, sta sparando un raggio. Ma ho capito, ma come? Muori se ti va sopra. No, no. Io non sto capendo. Praticamente crea una sorta di scudo. Voi siete sicuri del contenuto che state portando? No! Non abbiamo idea, l'abbiamo scaricato 10 minuti prima di iniziare la live. Healthy slow, no, non voglio morire. Ma poi dov'è la tua vita? Sono morto. Attenzione. È stato just a dream. Era inteso che tu morissi, dai. Ah. Adesso parte. No. Avvicinati a Bebok, avvicinati. Non si può. Ma c'hanno le scarpe e le Converse, c'hanno sti demoni. Ma non so che dove sta la... La che? La tua vita? La mia vita. No, non si vede. You're at slow. Ma ho capito che you're at slow, ma io che cazzo... Vai, attaccalo adesso, adesso è vulnerabile. Usa la fede. Che palle! Devi muoverti, non devi farti prendere da sta roba. Muoviti, cammina. Bravo. Prima o poi questo attacco finisce. Si vede un cazzo, madonna. Niente. Io spero che il secondo livello sia diverso. Ok, attaccalo. Attacca Bebok. Vai. No. Quando fa così non lo puoi attaccare, non gli fa niente. Muoviti in tondo, bravo.
Bravo, vai qua che si vede un po' meglio, bravo. Oh, ci sto a capire una seccia, eh. Preparati che sta per finire l'attacco, vai! Spaccalo, spacca Bebok! La scotteca. Doom e Grezzo insieme. No more of that racket. Guardate quanto sono brutti i modelli. Guardate cosa. Io non vedo un cazzo, non vedo. Ma è caduta. Ma è caduta. Ma prima era polacco. For heaven's sake, you just have to try harder. Io non so che cosa sto guardando. Non lo so, è completamente folle. Lei è di una bruttezza mai vista prima. Ma che cazzo? Cos'è? Ma io penso che siamo stati appena maledetti tutti. Deve ricostruire una chiesa che è stata bruciata dai satanisti. Ah, ma lui è un vero pre... Madonna. Ma cos'è? There's a terrible stench coming from my sister. Ma quello dietro. This is a serious question. His point is that demonic forces have taken over our households. So we all can be possessed anytime. The moment the person we perform an exorcism on a werewolf. Il gioco della lingua. Spoiler. Shut the fuck up. We call him a spoiler. Because sometimes you get those revelations and pisses everyone off. You want to know the future. Io penso che vogliano fare una storia divertente, probabilmente. Allora, come atmosfera e anche come senso di schifo, mi sembra una serie che ho visto, mi pare, su Netflix o su Prime, dove c'è sto tizio muscoloso che combatte i demoni, disegnata molto peggio di South Park. Non mi ricordo come si chiama, è tipo, non è americana, è tipo ucraina, una cosa del genere, ma è inguardabile. Io non so. Il gioco del secolo, no ragazzi, è tutto fuorché un gioco questo. È una merda ragazzi, è veramente. Madonna che palle! C'è un uomo lupo. Ragazzi, mi dispiace, l'Asylum in collaborazione con Dingo Pitch. Sono arrivato ora, che è sta roba? Si è perso il meglio, oggi è successo di tutto, mi dispiace. Ma perché basta! È diventato un film? Guarda stavolta. No, no, perché skip? Ma lo sto seguendo, è una rottura di cazzo! Madonna! Ma tu ti saresti visto tutta sta rottura di coglione? Quella che dice perché schippi. Ma perché voglio capire dove porta la storia? Ma dove vuoi che porti? È lunghissima. Ridatemi il mio amico, quello che avrebbe schippato mezz'ora fa. Senza la bim. Oh, Gesù Cristo. Beh, la storia è importante nei giochi. La storia è che noi non possiamo perdere un'ora di live a guardare il allora, filmato introduttivo. Non ho più i pugni nelle mani. Ora sei un normale padre Pio con i guanti. Ah, perché non hai potere di entrare in chiesa, capito? Sei un prete. No, è il coso di porta. No, no, non sono un prete, sono un vampiro. Ma tu sei il vampiro? Io sono il vampiro. Ah, scusami se non avevo capito questa cosa dall'intro raffinata che abbiamo visto prima.
Senti che musica. Ma poi la, church, la chiesa fatta come un teatro. Beh sì, che poi questo modo di sistemare le panche ha senso perché ti fa vedere meglio. Madonna, quindi. Basta. Madonna raga, ma è un cortometraggio. Cioè un lungometraggio, cioè una serie di lungometraggi. Costa 15 euro, mi sa che li richiedo. 15 qua. Euro? Ma l'hai pagato? Eh sì Rocco, l'abbiamo pagato. Ma Nicola ha detto, voglio aspettare I Am Jesus, ma nel frattempo... Ma perché sto facendo sta? Io... Guarda, ci metto un sacco. Ah, silver ball. Ah, perché? Proiettili d'argento per i licantropi. Ok. C'è pure ma il quindi crafting. Questo è il nostro... È la nostra base. 15 euro per la prima stagione. È un vamprete. Sì, un vamprete, esatto. Ma io che devo fare? Gameplay proibito. Ah, forse di là. C'è la porta 666, devi entrare qua. Che cazzo si deve... Ah, là sotto, dai. Non c'ho la chiave. Rocco sta dormendo. Che palle! Madonna, rosse e gialle pure. Ma è pesantissimo, di una pesantezza mai vista. No jobs for me. Questo mi sa che può andare a sostituire una certa serie. Aspetta, forse faresti questo al posto di Baldo. Ma che vuol dire che abbiamo registrato oggi? Raga, oggi abbiamo registrato l'ultimo episodio di Baldo. Abbiamo finito anche il DLC. Ok, sono salito sopra. Quindi potete dire addio a una delle serie secondo me più bazzo. Ma quindi devo fare pulizia. Io non so più che cosa stiamo facendo e perché non stiamo giocando ad altro. Oggi abbiamo visto su Xbox il gioco di Paw Patrol. Il gioco di racing di Paw Patrol. Ingiocabile, 10 fotogrammi al secondo in split screen. Neanche Bloodborne è riuscito a fare tanto su console. Ma io non so che devo fare veramente. Questa fase è anche. Ah, ok, posso uscire. Ma prima devo rompere le cose. Dovevi mettere il crocifisso sulla porta? Ma perché devo ripristinare una chiesa? Del Signore Gesù. È tornato Kobe. C'è Kobe. C'è Kobe. Allora. Praticamente devo mettere i crocifissi sulle... Questi avranno pensato, ma c'è un bel gioco, quelli belli. Matteo dice, Paw Patrol, mio figlio, mi fa una testa così. Ecco, se ti oltre alla testa ti vuoi fare due palle così, gioca il videogioco. Ma non perché è brutto, alla fine è tipo un Mario Kart, ha quella struttura lì. Il problema è che... Se c'è una Xbox Series S... Se è una Xbox Series S, io poi lo proverò sulla X, ma credo che pure sulla X vada di merda, devo dire la verità. Bravo. Madonna! Kobe, che stai facendo? Ti grattavi? Ma che palle sto gioco? Kobe, attacca Rocco alla gola, vai. Che devo fare? Ma che devo... Ok. Ah, si sono rigirati i crocifissi. Crucifixation. Tutto sorpreso, eh. Oh, faccio giocare al signor Palermo. No, no. Ma viene la vomita qua. Guarda che schifo. 15 euro hanno fatto pagare.
L'hanno valutato malissimo il loro gioco. Il troione si sta prendendo carezze da tutto lo studio. Che devo fare? You can do it now. Save. Ma si devono aprire le cose. Madonna, che palle, ragazzi. Oh, quanto odio che mi facciano aprire cose che sono vuote. Vabbè, fa parte dell'esplorazione moderna. È tutta longevità, tutta longevità. 30 cassetti vuoti, uno pieno, è longevità, raga. Plin. Possibile che tu ancora non cachi? Raga, ma a voi fa cacare quanto a me o... È veramente brutto. Io... No, voglio vedere se c'è qualcosa dopo. Il sonno dei giusti c'è dopo questo. Tu giustamente dormi dopo io di questo. Non ho idea di che cazzo fa. Ah, posso fumare. Kobe, là dietro sei pericoloso. Ehi, no, bravo. Ah, mi sto sfasciando, ti puoi drogare. Ma volevano rifare un ma po'. Ma pure gli sviluppatori secondo me si possono drogare. Vabbè. Madonna, mi viene a sbruffare, mo vomito. Vabbè, lascia il cavo. Lascia il cavo, tua sorella in carriola, vieni qua. Oh no, ti, non lo sopporto. Ti riconsiglio. In alto a sinistra cosa? Televisione, che è? Ti ho dato a tua madre, che è giusto così. Madre, no, mo sbruffo. Madre putativa, ovviamente. Sto per vomitare. Non sta a cagà perché non sta a vedere il gioco. Ragazzi, io non so cosa sto giocando. È un gioco nuovo, quindi gli sto dando il beneficio del dubbio, ma non mi fa fare niente con la F qua. Speriamo sia sano, te lo dico pure io, anche perché malattie genetiche possono arrivare entro un anno e mezzo, quindi c'è ancora da tribolare un sacco di tempo. Prima di essere parzialmente sicuri che tutto sia a posto. Per il momento rompe i coglioni tantissimo e questo i cuccioli lo fanno quando sono in salute, quindi... L'emissione invert all the cross... Grazie ragazzi, non l'avevo proprio visto. Devo rigirare le croci. No ragazzi, non sarò a Romix, ho semplicemente preso parte a questa giuria per un premio, per il Musicomix. Madonna che merda questo gioco, che merda! Mi hanno rotto la croce. Bravo. Destroy all satanic totem, ma che sono questi? Ma che merda è? Ma che... come può? Vabbè, prima di farti uscire ti fanno fare questa piccola missione per farti prendere la mano con i comandi, sai. Ok, 6 e poi? 6 di 9, ce ne sono altri. Ma praticamente io devo ripristinare una chiesa? Sì. Eccoli. Sì, perché l'hanno messo a ferro e fuoco i satanisti, capito? Answered. Oh, che palle, ma che. Stava pure di là il phone. No. Qua. È una scrivena. Ah, ok. È divertente, vero? Una palla allucinante. Il bello che all'inizio ti fanno vedere quella sparatoria, è brutta, è orribile, però, dici, vabbè, almeno è action. Sai, questi compiti pallosi sembrano i primi compiti di Postal 2, noiosissimi. Madonna. Ecco ragazzi, come non si fanno i giochi? Esattamente in questo modo. Ma io sento un odore orrendo.
Ha cagato? Ha cagato? Madonna che schifo! Kobe, hai fatto... Madonna che schifo! Ha cagato, ragazzi. Non è entrato in cucina perché... Ha cagato malissimo. Madonna, quanto puzza. Vai in cucina a faccia. No, tu. No, no. Come se l'avessi fatto. Che schifo. Ma lo farei anche io dopo aver visto sto gioco. Vado a fare una cosa, perché di là c'è chiusa mia moglie. Che devo fare? Put the cazzo... Che cazzo è la cassock? Questa è l'arma segreta. Basta! Ok. Last wish, do what you have to do in the basement. C'è veramente da vomitare nell'altra stanza. Ma quando è arrivato questo? Non ho visto la cutscene perché fino adesso non serviva a niente, quindi... Madonna, quante ragazzi, ma qualcuno tra di voi l'ha comprata sta merda? Ma no, qua. Ma non lo devi comprare. Quindi io per scendere le scale mo dove devo andare? Ecco. No. È la prova che sto gioco fa cagare, no? È la prova che non caga da 4 ore. I cuccioli quando non cagano da 4 ore due cose possono fare: o ucciderti con le scorregge perché hanno il colpo in canna ma non lo tirano, o cagarti per terra. È bello che io neanche 20 minuti fa l'ho portato giù sperando che facesse qualcosa, ma era troppo intento a rincorrere le cavallette che Ma che significa you are blocking the door? Stai bloccando la porta. Tu? Sì. Ah, fanculo. Ma Dio, mamma mia. Dio? No, Christ Simulator, ti ho visto già che partivi coi salmi, eh. Sembra che abbiamo le manine. Madonna, ogni cosa che fai parte una cazzina di un quarto d'ora, però. Ma praticamente che cos'è? È tipo un postal. Ma penso che adesso io lo possa prendere. Ho trovato Black Matt. Dov'era il bastone? Là dietro, vicino a lui. Non è black metal questo. Ma devo dire. Ma che è sta merda? La barra. Blaze required to make a weapon upgrade. Capito, eh? Devi invece mettere... di metallo il black metallo. Quindi qua puoi prendere le armi. Ma dove ce l'ha questa? Devo answer the phone. Non so chi sia questa band, mi sembra la versione un po' incazzata dei Cure a me. Io ci credo ancora che abbia qualcosa di divertente. Sto giocone, caro Luigi, costa 15 euro. Cioè il prezzo che pagheresti un buon sushi o gli ugheni. No, vabbè, non è possibile. Mi fanno pulire il posto. Poster ti fanno pulire. Dov'è il mop? Get a mop from the basement. Gli anelli del potere sta per uscire, ho fatto il video, ho visto fino alla sesta puntata. No, vabbè ragazzi, io non ce la faccio. È palloso, eh? Ma no, tu l'hai visto gli anelli del potere? No, ancora no. No, io non ce la posso fare. Quindi devo pulire queste cose. Però hai visto Dahmer? No, ho visto la prima puntata, poi mi sono rotti i coglioni perché è lento. Devi vedere la seconda, se anche pensi che la prima è lenta. No, pure la seconda. Però non mi dispiace, cioè è un'esperienza. Però è una rottura di coglioni, eh. Chiudete sta cagata di gioco e andate a giocare col cane. Noi vogliamo giocare col cane, ma il cane fa le cacate. Il cane ha cagato adesso. Ha cagato il cavallo, ha cacato. Ha cacato.
Quanto è simpatica Eladriel? Vabbè, sì, ci siamo capiti, l'elfa. Io non ho capito, cioè l'ho detto pure nel video, non ho capito perché si sono, gli sceneggiatori nel 2022 si sono messi in testa che se un personaggio femminile è un personaggio forte, deve anche essere un dito in culo, antipatico e stronzo. Cioè, pare sia impossibile fare una donna forte che sia anche gentile o simpatica o dolce. No, se sei forte, sei pure tutto quello che più è tossico nei peggiori maschi del mondo. Per me questo, veramente, non lo capisco. Cioè, i personaggi tosti, forti, maschili sono tipo John McClane che fa ridere, autoironico e un cretino. Le donne invece devono averci questa... Alla Capitan Marvel, sai, la donna forte deve essere perfetta, irreprensibile, cacacazzo e dito in culo. Non va bene. Io intanto sto pulendo, Vai tranquillo. Ma ancora in chiesa a fare ste stronzate? Ma io che cazzo ne ma so io? Ma io mi meraviglio di te. Ma io ti sto dando una possibilità. Tu avresti già chiesto il rimborso un'ora fa e avresti pure picchiato la mamma anziana dello sviluppatore. Io c'ho 2 ore per chiedere il rimborso ed è l'unico momento, è l'unica cosa per cui sto andando avanti. Perché se fosse stata mezz'ora già l'avrei chiuso. Invece ho un po' di più. Sì. Ok, ce l'ho. È finita. Allora, adesso ti stai giocando tutto, eh? La bella cutscene come tutte le altre. No, la vota, answer the phone. Ma se devi fare i giochi di merda, basta di meno di così, eh? Basta molto meno. Tu dici, sei pure sbattuto troppo per far sta lega. Invece, proprio perché sei sbattuto per fare tutta sta chiesa, se ci vuole far giocare 3 ore qua dentro. Ci credeva, capito? Ha fatto pure le cose proprio... Le cazze in lunghe. Basta. Look for the gauntlet upgrade. Ok, forse... Da quando è iniziato il gioco siamo passati da 1100 spettatori a 800. Ma ci avete ragione, raga, ma pure perché, io starei guardando... Perché solo i migliori rimangono. Automati sei fissato che vuoi vedere come va a finire, ma secondo me questo gioco non è Look bello. For the country, non è bello, dici? No, soprattutto loro stanno soffrendo perché è veramente una merda da seguire che va a scatti. E vabbè ragazzi, allora lo esco? Io, no, non lo uscire per carità. Attenzione, siamo arrivati... Tra l'altro Rocco sta soffrendo più di tutti, Mamma mia. Rocco è a un passo dal coma. Tanto così dal coma. Blueprint Starcase. Adesso sapete che arriva l'odore del deodorante per ambiente, ma merdato. Però merdato. Vabbè, me ne sono accorto al volo che aveva cagato. Ho sentito quell'odoraccio. Immaginate quando stai dormendo, no? Ragazzi. Camera da letto, a un certo punto ti svegli. Dici, perché mi sono svegliato? Poi fai, Madonna. Io non so che cazzo devo fare. Ma finisci, lo gioca. Ah, lo sai che devi fare? Devo disinstallarlo e richiedere il rimborso. No, non ti permettere. È uno dei giochi peggiori a cui abbia giocato nell'ultimo periodo e non sto parlando di Baldo. Guarda, io questo gioco, anche se non lo stiamo giocando, in realtà lo metterei in flop. Per punizione. Perché non... Io non capisco dove cazzo devo andare. In the staircase. Dove cazzo sta la staircase? Io lo sto prendendo in una maniera passiva. Questa è la staircase. Affanculo a tua mamma. Dai, è fatta. Adesso si va nel vivo. Che profumino, ma... Che schifo, è vergognoso. Una puzza. Che cazzo devo fare? Ci devi saltare sopra da qui. No. Lo devi prendere, scusa. C'è un prompt. C'è un prompt, esce. No, dietro. No, avanti, Da qui. È uscito, L! F! Ma mi serve bisogno tenere premuto. Porca di quella... Se fosse stato soltanto con la pressione avremmo fatto, ma bisogna tenere premuto. Madonna! Voi trattenetemi perché mo mi esce. Quindi?
Non puoi fare un gioco così palloso dall'inizio. Ti deve prendere il gioco all'inizio. Dietro la porta, eccolo là. Il blu, il red e il blu. Ti stanno insegnando a costruire... Nel forno, questo c'è. Ci sono alcune cose simpatiche, ma poche. Io, da quello che sto vedendo, nulla vale la sofferenza che provoca questo gioco. Probabilmente provoca anche a voi, ragazzi. È vero che il protagonista del gioco si chiama Orlok, come il conte di Nosferatu. È vero, il Nosferatu di Murnau. Vabbè, niente. Non, use shotgun to remove trash. Ma perché? Ma perché mi fai fare? Ma non è possibile. Cosa cazzo devo rimuovere? No, devo sparare. Vedi? Dicono, consigliano, se premi Alt F4 il gioco migliora. Ma posso dire, cioè è una merda anche lo shooting. Answer the phone, ok, vabbè. L'ultima volta che rispondo al telefono. L'ho già detto? Cazzi? Bene. Ce l'abbiamo? Usciamo? Ci siamo, ci siamo. Raga, mo lo vado a riprendere Kobe. Cioè, cerchiamo di... Madonna! No, no, si esce, si esce. Si esce, stiamo uscendo, stiamo uscendo. Prendi Kobe, prendi Kobe. Siamo fuori. Madonna, che palle. Ok, adesso si gioca il tutto per Madonna, tutto. Che due coglioni. Ah, vedi, Kobe, mi guarda. Madonna che schifo! Chi è andato una lavata? Ma io che cazzo ne so? Gather a team for the fight. Gather a team? Perché pure multiplayer sta a me. Ti direi giochiamoci insieme in multiplayer, ma l'idea di rifarmi tutta la chiesa non... Ah, se gli meni poi viene... Ma è un open world. Ti vuoi? Dendi! Ok, quindi gli devi fare il segno della croce e loro ti seguono. Piano, ma ti seguono. Obey your master. Che merda! Obey your master! Che c'ero? Rocco sembra stato punto da una zanzara della malaria. Che bello nuovo! Sto gioco è così avvincente che forse torno a lavorare. No, ragazzi, invochiamo fa il potere. Cagare. Ma poi non uccidi le persone con uno shotgun in faccia, cioè. Per lo meno il frame rate è buono. Ma poi dicono tutte le stesse cose. Vabbè, ci abbiamo provato. Alt F4izzo. Il depuratore dell'acqua è un Philips Pure Water. Ragazzi, era pesantissimo. Uno dei giochi peggiori che abbia mai giocato. Scusate, chiedo rimborso. O vuoi prenderne qualche altra? Ciao Kobe, vieni qua. Vieni qua, porcello, fatti vedere. Oh no, 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 no. Scusa Kobe, è stata colpa del babbo. Questo casino della Madonna. Ed è colpa anche di sta merda Philips. Arrivo subito. Bene. Tieni tesoro. Riprenditelo. Madonna che puzza qua dentro. Ragazzi, io... Dovete sapere... Dovete vedere che cosa è successo qui, per favore. Ma non si vede, penso. Cioè, per vederla devi...
Madonna quanto puzza! L'acqua Philips doveva succedere. Doveva arrivare questo giorno. Doveva arrivare questo giorno. Cioè, sono delle prese. Non funziona più questo? No, funziona ancora bene. Dove cazzo sta il mocio? La stanza segreta. Ok. Io. Philips. Grazie Philips. Grazie Philips. Che bordello nero. No, no, tutto sul mio piede è finito più o meno. Io ho il piede completamente bagnato. C'era del brusio. Di sottofondo c'è stato un brusio. No, dicevano, zio, mamma mia, guarda lì, c'è un portone. Raga, ma perché? A me mi dispiace tanto che siamo in live. Perché se no avreste sentito delle cose. Vedi, il crocifisso di prima si è sentito offeso che il mio cane lo stava morendo. Mi piace pure tu con che voglia stai pulendo queste scale. Sto pulendo con attenzione, ma purtroppo sul road, sulle cose. Ah, santi Dio. Come? Come? Come mai in questi giorni c'ho un'abilità col mocio che prima non avevo? Cioè, avevamo una scatola qui e adesso è piena d'acqua. Scusa, perdono. No, no, tranquillo, passami in mezzo alle gambe, vai tranquillo. Ma cosa c'era? È uno scanner. Era uno scanner. Ah, quello che non siamo mai riusciti a usare, ok. Passami lo scopettone qua. Va da questo lato. Madonna. Sposta questi qua. Ma ma che cazzo lo carica così tanto quel co? Oh, guarda, non lo usa nessuno e ci buttate, guarda, la cazzo. C'è ancora un sacco d'acqua dentro. E tu, 2 litri per terra. Questo sai? Perché il Depuracqua Philips assicura un'autonomia di... Cioè, se te lo dai sui piedi, dentro c'è una vasca da bagno. Se ci vuoi bere 2 bicchieri e finta. Prima o poi ci devo finire. Vabbè, doveva succedere. Ci stavamo giocando un po' troppo. Comunque posso dire che questo mocio ha il potere assorbente dei tovagliolini dei bar. Praticamente sta solo spalmando l'acqua. Bene, potevamo fare una live più bella? No. Non assorbe un cazzo sto mocio. Ma il cane si è lavato in tutto ciò. No, no, il cane sta meglio di me. E il bello che non ma si non ho, io non ho capito che cosa è successo perché stavo guardando da quella parte. Allora, io stavo poggiando il coso qua sopra e il cane stava qua sopra. Per controllare il cane non ho guardato, l'ho poggiato in bili. Va bene ragazzi, abbiamo quasi risolto, dai. Sì, ma non è vero, abbiamo soltanto portato l'acqua in un'altra regione, ma sta sempre là. Va bene, va benissimo così. Madonna. Sì, lo strizzo, ma non serve a niente quel mocio. Veramente? Non esce niente. È un mocio allucinante. Ragazzi, se qualcuno vuole assumere Rocco, licenziato. Se c'è qualche buon'anima che vuole assumerlo, per cortesia, ve lo passo. Una delle migliori live. Quando in bordelli, un attimo. È molto bravo Rocco a fare il suo lavoro, anche perché voi non sapete l'antefatto. Cioè Rocco qua dentro ha fatto cable management. Cioè, ed è il motivo per cui cadendo l'acqua non è saltata in aria tutta la zona qui, tutto il Molise. Perché e poi c'era una ciabatta scoperta. Lì c'era una ciabatta scoperta, un sandalo, diciamolo così. Un salve Lox. Comunque, dopo si è passato 800 e 960, TV Verite qui. No, lo so ragazzi, può succedere, soprattutto quando giochi con l'acqua, come... Poi ci stanno sempre sti cazzi qua. Ma davanti. Io non gioco con l'acqua, non riporto il cane di qua, sennò quello zampetta e fa tutto un lavoro. Però io ti assicuro la mia scarpa e il mio piede, guarda il mio piede è completamente bagnato. Abbiamo il piede sinergo, ormai è perso. Guardate, questo è perduto. Acqua, eh. Cioè questa qua è tutta acqua. Questa è tutta acqua, ragazzi. Tutta acqua.
È tutto lucido. A spalmare, ma come mai i nostri moci non funzionano così questo bene? Questo non serve proprio un cazzo. Sai cosa? Ci servirebbe un mocio Philips. Se non posso dirvi che la mia scarpa invece è estremamente assorbente. Su questo, io... la mia scarpa si è bevuta 3 litri d'acqua. Cioè, come se avessi preso un acquazzone in pieno proprio. Acqua ed elettricità su un connubio perfetto. Ma ho dovuto salvare una presa sperando che non si sia annacquata. No, ma quella è... No, quella lì è, come si dice, quella è ignifuga. È ignifuga, ma non waterproof. Quella. È uguale. Mi sa che... Sto facendo un cazzo. Guarda, è allucinante. Ragazzi, ricompriamo un mocio. Cioè. Se volete donare qualcosa per il mocio o per le calze di Sinergo, a seconda della situazione. Ma guarda, secondo me le mie calze costano molto di più di questo mocio. Questo mocio qui, questo è uscito dall'uovo di Pasqua. Un uovo di Pasqua pessimo. Nicola, non ho mai scritto, vi seguo da un botto e niente, vi amo. Grazie, ti amiamo anche noi. Dopo le Priest, oggi è successo, comunque secondo me ce la siamo tirata, è successo. È vero. Da quando abbiamo aperto Priest Simulator, in ordine, è successo, il cane mordeva il crocifisso. Non è mai successo che cane... Poi ha cacato, la live ha crashato più volte, si è bloccato il nostro dispositivo e come ciliegina sulla torta, Sinergo ha fatto cascare 3 litri d'acqua per terra. 3 litri d'acqua che erano mezzo litro là dentro, credo, poi sono diventati il mar morto durante la caduta. Io passo un attimo in chiesa a farmi il segno della croce, non si sa mai. Allora, mo facciamo una cosa, tolgo tutti gli oggetti. Tutto questo mentre abbiamo esoterismo facile su PC e c'era un crocifisso masticato. Io faccio così, assistenza. In tutto ciò, nonostante è successo quello che è successo, nessuno ha bestemmiato. Sono deluso, sto chiedendo un rimborso. Ti stavo a dire perché puzza così. Vorrei chiedere un rimborso. Priest Simulator, il mio portafoglio va benissimo. Dici il motivo del rimborso. Non c'è scritto. Il gioco gira troppo lento, si chiude con il multiplayer, non si avvia. Sto avendo dei problemi con la Metti condivisione. Le prime 4. Il mio computer l'ho acquistato per sbaglio. L'ho acquistato per sbaglio. Allora, ci scrivono nei commenti, ci scrivono niente. Qua, porcellone. Chi ha cacato? Chi ha cacato? Dimmi chi ha cacato qua. Questo gioco porta sfortuna. E sto richiedendo, ho richiesto il rimborso per Priest Simulator. Per fare un po' di ninna qua sul tavolo tu. Ah, si è sdraiato come il porchettone. Lo mettiamo a favore di camera così, ecco qua. E niente, oggi funziona così. Però almeno vi beccate Cobbe che recupera sempre. È vero Cobbe, tu sei bello, diventerai molto amato perché c'è proprio la faccia da stronzo. Intanto ci sono le clip che... Chi ha cagato? Che c'è? Che dobbiamo fare? Vuoi cazza? È stanco. Ci credo, ha cacato come due uomini. E con tutto ciò, noi vi ricordiamo che sul primo canale ci sono dei video che non vengono assolutamente spinti da YouTube. Diglielo anche tu. Non spingono i video. Come mai? Senti le cicce che c'ha qua dietro, c'è tutto un lavoro. E nessuno li vede quei video, quindi andategli a dare un occhio che è uscito pure Supercar, che è molto bellino. Sì, sul primo canale un video si chiama 30 anni dopo, perché Supercar è una serie che andava forte 30 anni dopo, quando eravamo molto piccolini, e abbiamo fatto questo esperimento di riguardare il primo episodio, l'episodio pilota. Io credo nessuno di noi avesse mai visto all'epoca. No. Guarda che zampone, c'è una zampona. C'è gli zamponi enormi. Il zampone è grande quanto il mouse. Tu diventi un orso, tu. Diventi un orso. C'è già la faccia da orso. Fate vedere la faccia da orsetto proprio, tipica. Che succede là? Come? Che cazzo? Sei stanco, tu vuoi dormire? E fatti una pennica, fai una pennica qua. Ti fa una pennica.